Cerco di essere sintetico, stante il fatto che sono l'ultimo di questa mattinata e quindi non voglio ripetere, e contemporaneamente tengo conto anche dell'ora e del nuovo momento che avete il pomeriggio. Vorrei sottolineare che il tema di questa nostra riflessione, le ACLI di Labor, passioni e ragioni di una stagione, hanno un preciso momento che sono gli anni 60, come è stato ampiamente illustrato. Io però vorrei prima partire da un dato che veniva ripreso ora nel suo intervento facendo una serie di riferimenti da Luigi Accattoli. La cosa è questa: nel mondo cattolico molte sono le figure che nel loro impegno, e hanno segnato e segnano la storia, assieme alla fede, pongono con forza il problema dell'autonomia e della indipendenza. Autonomia del politico, del sociale, ma contemporaneamente un grande rigore alla fede. Se mi ha consentito, ne cito due, perché ho avuto occasione di riflettere in momenti come questi anche recentemente. Primo, Teresio Olivelli. Il ruolo che ha avuto nella lotta di liberazione, arrestato, fuggito, nuovamente arrestato, deportato, morto in campo di concentramento. Nella sua battaglia, se si va a leggere uno scritto fatto assieme a Bianchi nel maggio del 1944, dove definisce quali dovrebbero essere i principi della Costituzione che vanno inseriti e quelli che non devono essere, troviamo i valori a partire dal lavoro, l'autonomia, l'indipendenza, la libertà religiosa. Maggio 1944, quando si legge questa testo dal ribelle, il ribelle per amore, dice: ma com'è possibile? Secondo, abbiamo fatto lunedì, nel centenario della nascita a Milano, un confronto su Giuseppe Lazzati. Non è la stessa battaglia che conduce in molti casi con le stesse persone, anche nei rapporti con la Chiesa. Grande rigore e impegno nella fedeltà, ma nel contempo la battaglia per l'autonomia del politico e del sociale, che è quel che ha caratterizzato l'impegno nelle ACLI e non solo nelle ACLI di Livio Labor. Credo che questo sia un aspetto sul quale nel nostro paese non si riflette a sufficienza, e qual è stata l'importanza e il peso nella costruzione di un'Italia democratica più equa, anche se abbiamo oggi dei passi indietro, e contemporaneamente che sa fare contaminazione e pluralismo. Fatta questa premessa, vorrei, e mi scuso per la sinteticità, che può determinare anche elementi di incomprensione, il secondo aspetto: Livio Labor nelle ACLI. Le ACLI sorgono, come dice l'articolo 1 dello statuto fondativo, come la corrente cristiana della CGIL costituitasi col patto di Roma del 1944, tant'è che nel 48 compie, ma via via cambia, e molto rapidamente. E mentre da una parte contribuisce
alla costruzione della CISL, nel momento in cui si unifica fra la libera CGIL, eccetera. E vi è il collateralismo non solo con la CISL, ma con la Democrazia Cristiana si ha l'evoluzione. Scusatemi anche qui lo schematismo, ma guardo l'orologio e contemporaneamente non vorrei far sfuggire alcuni. La mia esperienza di quegli anni, quando Labor è a Milano, l'ho in fabbrica e siamo nella fase difficile. E consentitemi di ricordare, io ho l'esperienza con due aclisti in fabbrica, Lapini, Palma Plini, Saverio Negrini. Siamo, lo scontro è politico durissimo fra la sezione della Democrazia Cristiana, le cellule del Partito Comunista, del Partito Socialista. Vi è il problema che nel contempo la fabbrica cambia totalmente, si passa dal vecchio metodo di lavoro al fordismo, alle linee di montaggio che non si era mai viste, eccetera. L'azienda è rigida e non consente di contrattare. Bisogna passare la lotta. Chi è che ha un ruolo determinante nel far superare le differenze? È il nuovo ruolo che hanno il nucleo delle ATI che viene azienda, che lavora per l'unità. La sede delle riunioni fondamentalmente sono l'oratorio della chiesa vicina. Chi provvede a organizzare questi passaggi? Come si fa? Io non avevo i rapporti con Livio, li avevo con Lapini e con Negrini, e con Negrini, perdono, intanto era un altro compagno di lavoro. È il mutamento che si sta determinando, è quello del ruolo nuovo di porre il sociale e quindi della sua autonomia che troviamo successivamente. Io credo che sarebbe stato possibile, è un periodo che pongo domande riflettendo sui passaggi storici, la lotta degli elettromeccanici del 1960 era nazionale ma praticamente è stata fondamentalmente milanese, il Natale in Piazza del Duomo, il cardinale che dopo aver salutato i lavoratori durante la predica esce in Piazza del Duomo e dà la benedizione. Non era un rapporto nuovo che si era stabilito con il movimento sindacale nella sua pluralità, che costruiva contemporaneamente, grazie anche io credo al contributo che hanno dato le ACLI in questo senso e i passaggi. Il momento più bello è quando c'è dopo il Natale uno sciopero di tutti i metalmeccanici con la manifestazione, sono indette in tre piazze, sotto la spinta che viene in particolare dalle ACLI eccetera, si decide che tutti quanti si va all'arena e si fa un'unica manifestazione.